Ciao a tutti da Mirko, avete comprato un buzzer autoalimentato e non sapete come montarlo? Questo è il video che fa per voi, se invece state pensando di prenderne uno vi lascio in descrizione qualche link su dove trovarli. Un buzzer è un dispositivo acustico che emette un suono quando viene attivato. Questo risulta particolarmente utile nei droni FPV per trovarli velocemente a seguito di un crash. I buzzer tradizionali sono molto fragili e a seguito di qualche caduta possono guastarsi ed emettere un suono molto basso, diventando praticamente inutili. Un altro grosso limite di questo tipo di buzzer è che sono vincolati alla batteria del drone. Se questa dopo un crash si dovesse staccare, risulta impossibile far suonare il beeper. A questo punto, se abbiamo perso il drone e non possiamo attivare il buzzer, la fase di recupero diventa estremamente difficile, perché non abbiamo indicazioni su dove dirigerci. Proprio per ovviare a questo problema nascono i buzzer autoalimentati. Infatti questi buzzer dispongono di una batteria propria e funzionano anche nel caso la batteria del drone si dovesse staccare. La prima cosa che possiamo notare è che un buzzer normale dispone di due pin, mentre un buzzer autoalimentato ha tre fili. Anche i flight controller di solito hanno solo due pad, uno chiamato Buzz più e uno chiamato Buzz meno. Il pad Buzz più è un'uscita 5V, quindi delle volte possiamo non trovare Buzz più o B più, ma semplicemente 5V, ad indicare che quello è il pad per alimentare il buzzer. Fate riferimento allo schema del vostro flight controller per trovare questo pad. Il pad Buzz meno invece non è un GND, ma è il pad segnale che invia l'impulso al buzzer per suonare. Quindi i buzzer tradizionali non hanno la terra, ma hanno solo alimentazione e segnale. I buzzer autoalimentati, avendo una batteria integrata, per funzionare correttamente hanno bisogno anche di un cavo terra, ed ecco perché questo tipo di buzzer hanno tre fili. Come sempre, il cavo nero indica la terra e quello rosso i 5V. Il cavo segnale in questo modello è giallo, ma possiamo trovarlo blu, verde o di altri colori. A questo punto non ci rimane che collegare i fili seguendo questo schema. Colleghiamo il filo rosso al pad Buzz più, il filo segnale al pad Buzz meno e il filo nero ad un qualsiasi pad GND del flight controller. Come vedete ho collegato il mio buzzer secondo lo schema: filo giallo nel Buzz meno, filo rosso nel 5V, filo nero in un GND. Ora avviamo Betaflight e assegniamo il buzzer ad un AUX, per usarlo tramite switch proprio come se fosse un buzzer normale. A questo punto proviamo il nostro buzzer attivandolo via switch e vediamo come si comporta quando viene rimossa la batteria. Perfetto, è tutto a posto. Per disattivare il buzzer quando non serve, di solito basta premere il tasto funzione per qualche secondo. Per quanto riguarda la batteria del buzzer, questa si ricarica automaticamente quando colleghiamo la LiPo al nostro drone. Molto bene, il buzzer è collegato e abbiamo verificato che funziona, non c'è altro da fare. Questo era il mio tutorial su come collegare un buzzer autoalimentato. Se vi è piaciuto il video lasciate il mio mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.